grazie che poi rimangano nel tempo. Questo è al mattino. Nel pomeriggio c'è una, come si dice, una tertulia in italiano, una chiacchiera pubblica, insomma. Sì, insomma, un dibattito dove il nostro carissimo amico dell'associazione, il giornalista Antoni Vassas, ci fa questo piacere enorme di fare il moderatore. Dunque, nello spazio che è anche molto bello del Paraninf, dal Clinic, che ce l'offre l'associazione del Clinic e il collettivo del Clinic, che sono anche molto legati all'associazione, lì faremo questa tertulia, no? Questa chiacchiera pubblica, questa conversazione che penso che potrà essere molto interessante fra gli esponenti di questi invitati più interessanti. Ci sarà anche Cuevillas che parteciperà, eccetera, questo è già aperto al pubblico, mentre che il workshop è dei lavori chiusi fra queste persone, che poi dopo ci saranno delle conclusioni che pubblicheremo anche negli articoli di giornali, eccetera. Però questa cosa del pomeriggio, dunque, è già aperta agli associati, a un pubblico che noi per invitazione, no, offriremo la possibilità di ascoltare queste persone, cosa ci hanno da dirci, e poi finirà la giornata nei Jardini da Pedralbes, che è uno spazio magico, meraviglioso, a Barcellona, dove ci sarà una cena, speriamo più di 400-450 persone, con autorità catalane, con tutte le persone che vogliano venire. Questo è aperto a chiunque, nella nostra pagina web avete già la possibilità di prenotare questa cena, e sarà la maniera fantastica di poter vedere di persone queste persone che abbiamo seguito nei dibattiti televisivi, attraverso del Twitter, eccetera, di poter avvicinarsi, dargli le grazie, conversare con loro e stare in un momento, no, conviviale, con tutte queste persone meravigliose che ci stanno aiutando. All'indomani poi il presidente Torra ci riceve nella Generalità, riceve a tutte queste persone per ringraziarli a livello già delle istituzioni per quel lavoro che stanno facendo per noi, e poi dopo andiamo tutti alla Diada, tutti insieme, con tante bandiere, tanti paesi diversi, per dimostrare al mondo che non è vero che siamo da soli, e c'è molta gente ogni volta di più che ci ascolta e che ci fa custate, sta a fianco nostro. Questa è l'iniziativa del Diada Forens, che penso che è anche una cosa molto, molto potente e molto carina. Molto interessante, senz'altro. Sì. Senti, Pat, prima hai parlato della quota associativa. Io volevo chiederti, mi è venuto in mente una cosa, ma voi avete delle sovvenzioni, degli aiuti? No, o come fate tutto sto lavoro senza la quota, che finora non c'era? No, credo, ma no? Guarda, fino a 15 giorni fa che non abbiamo aperto, non avevamo neanche un conto corrente. Appunto. Noi abbiamo la sede in Germania, dunque anche il conto corrente in Germania, eccetera, perché tutto il board, io sto parlando in qualità della coordinatrice per Catalogna, però il grosso dell'associazione si svolge all'estero, abbiamo delegazioni, abbiamo gruppi di lavoro in giro per tutto il mondo, coordinatori di tutti questi foreign friends in giro per il mondo, no? Io faccio il lavoro in Catalogna, che è anche un lavoro molto, molto importante, e adesso farò la coordinatrice e quella che seguirò tutti i soci catalani, che spero che siano molti. Dunque, finora era tutto a base di volontariato, e continuerà essendo la base dell'associazione, e mai nessuno prenderà un soldo per niente. Ma per esempio, per dirti adesso, questi invitati, a questi 57 invitati non possiamo non pagargli questa cena. Cioè, non esiste, questi sono venuti, li abbiamo fatti venire già dai loro paesi, hanno rinunciato a 3 giorni del loro lavoro, eccetera, stiamo facendo una cena in loro omaggio, noi dobbiamo pagargli questa cena, no? E questa cena a noi costa soldi, e la dobbiamo noi pagare a un catering.
Dunque, ci sarebbe piaciuto tantissimo con la quota associativa poter coprire questa spesa. Purtroppo la pagina web è apparsa molto più tardi di quanto noi immaginavamo, dunque non avremo abbastanza soldi nel conto per coprire queste spese e dunque non saremo un appello a delle persone che vogliano dire: senti, io pago la mia quota perché voglio venire a cena, in più pago la quota di questo giornalista perché per ringraziamento. I catalani sono talmente generosi che in questo non avremo problemi. Dunque giochiamo sulla generosità di tutte le persone che girano intorno dell'associazione, eh? Okay. Poi adesso è molto bello perché per esempio l'altro giorno un architetto della Sagrada Famiglia ci ha offerto 4 ingressi per questi invitati che verranno, che lui gli farà un giro personalizzato, perché essendo lui uno degli architetti gli potrà spiegare tutti i particolari, fargli vedere delle cose che normalmente nelle visite normali non si fanno. Un altro ci ha offerto di fargli visitare il liceo. Un altro ci ha offerto una masia rurale meravigliosa perché l'associazione si possa lì trovare, fare dei workshop. Un altro ci ha offerto un ristorante per fare un pranzo per 20 nostri invitati, perché possano stare lì mangiando la cucina catalana, eccetera. La gratitudine del popolo catalano e la fantasia e le iniziative sono infinite, dunque su questo non avremo mai problemi, mai. Benissimo, senti, un'ultima domanda, sì, perché mi sa che qui dovremmo fare, sì, il bis un po' più avanti, magari, sì, dopo l'11, sì, settembre valutiamo, sì, un po', però volevo chiederti una cosa. Ho visto di recente un pesce ligure che gira per la rete, sì, e non so se c'è qualche comune, sì, catalano che l'abbia già pescato e adoperato oppure no. Ecco. Tu lo sai, Rafael, che poi questo pesce non è solo ligure, poi ne è apparso uno in Sicilia, poi ci hanno segnalato che c'è anche a Bali, poi in Bangladesh, un altro in Playa del Carmen in Messico. È un'iniziativa. Quindi c'è un'invasione di pesci. C'è un'invasione di pesci. C'è un'invasione di pesci. Perché noi abbiamo un altro progetto che non ti ho raccontato. Esatto. Che calza con questa cosa qua, che mi aiuti a fare un paese, Catalonia, laboratorio del mondo. Guarda, è una cosa molto curiosa, noi dobbiamo costruire un paese da zero, è una cosa affascinante, noi dobbiamo, con questa illusione che abbiamo di fare un paese modellico, non solo per noi, ma può essere un laboratorio per qualsiasi altra persona che voglia a un certo momento, come se un architetto ti dice: devi costruire la città ideale. Beh, penso che sia il sogno di qualsiasi urbanista e di qualsiasi architetto, no? Partire da zero. Dunque, questa è un po' la gioia che condividiamo tanti catalani, di pensare che a un certo momento potremo fare un paese con le eccellenze in tutte le materie. Noi quello che vogliamo è, grazie ai Foreign Friends, non dobbiamo partire da zero, ci sono delle piccole iniziative in giro per il mondo che sono meravigliose, ma che a volte non ne siamo a conoscenza. Quello che noi vogliamo è mettere in contatto le associazioni catalane che già si stanno preoccupando per problemi di tipo dell'immigrazione, per problemi del collettivo delle donne maltrattate, per quello dei ragazzi con il bullismo. Ci sono tantissimi aspetti dove ci sono delle associazioni che già ci lavorano, ma a sua volta ci sono associazioni all'estero che forse addirittura sono andati più avanti, che hanno già approvato delle leggi che per noi sono fantascienza. È inutile che noi facciamo tutto il percorso dall'inizio andando a sbattere le corna con gli stessi problemi, gli stessi muri. Mettiamoci in contatto con quelle associazioni, facciamoci spiegare come hanno fatto, che iniziative hanno trovato, ma a livello molto piccolo, molto da cittadino a cittadino, ma che è quello che ti cambia la vita. E dunque siamo noi cittadini che diciamo ai nostri politici:
amico, io so che esiste questo, questo e questo, perché è già in uso in Finlandia, in quella associazione di là, in quella, e dunque io voglio che tu, essendo pagato da me, perché tu sei al mio servizio politico, tu me la faccia che sia possibile, e non viceversa, che il politico mi impone la sua iniziativa e non sappiamo mai sotto quali strani interessi. È la cittadinanza che prende possesso di iniziative che possono cambiarci in bene la vita e che la propone ai suoi rappresentanti politici perché possano portarle avanti. E in questa iniziativa c'era questa storia un po' quasi aneddotica del pesce, che c'è questo grande pesce in qualche spiaggia italiana, bellissimo, poi artisticamente è una scultura veramente molto, molto interessante, molto carina, con questa grande bocca aperta, dove tutte le persone ci mettono le plastiche che trovano nella spiaggia. Dunque è un'iniziativa molto, molto semplice, ma che può essere carina, perché è il grande pesce che, grazie a che lui fa il sacrificio di mangiarsi tutti questi pesci, salva tutti quelli che invece sono in mare, e che di questa maniera non avranno queste plastiche che purtroppo abbiamo nelle nostre acque. Dunque questa è una cosa carina che abbiamo visto, vabbè, esportiamo, che venga importiamo, che venga in Catalogna. Dunque abbiamo contattato diversi comuni delle coste catalane e siamo già in contatto con quelli che l'hanno fatto in altri paesi, per far possibile che vengano questi pesci anche in Catalogna. E questo lo fa la cittadinanza. E come questo, che è un piccolo esempio, un po' quasi di aneddota, si possono fare veramente tante, tante, tante cose. E sono dei vincoli di unioni, di solidarietà, di fratellanza, che possono aiutare anche a farsi capire fra i popoli. Tu pensa, ti voglio raccontare brevemente un'aneddota. A me piacciono moltissimo gli animali, sono una innamorata dei cani, eccetera. Dunque, a me fa molto piacere quando penso che un anziano in una residenza possa convivere con il suo cagnolino di tutta la vita. Io ho avuto l'esperienza di mio nonno, che purtroppo in un certo momento abbiamo dovuto portarlo in una residenza. Lui era convinto, era un posto bello, eccetera, ma non gli permettevano portare il suo cagnolino. E dunque lui ha detto: io assolutamente là non mi portate, io non mi separo del mio cagnolino. E aveva tutta la ragione del mondo, era la sua ragione di vita, no? Dunque è una crudeltà bestiale questa cosa qua, e io sempre mi sono ossessionata con questa cosa del nonno che soffriva perché non poteva staccarsi di questo animale, no? Dunque, per cose della vita, io ho cominciato a parlare con gente che è della regione Toscana, che invece loro ci sono riusciti in questi resident, dove le piccole mascotte possono stare con gli anziani. E abbiamo parlato, mi hanno detto: guardate che è una meraviglia, perché questi anziani finalmente escono dal residence per passeggiare all'animaletto, dunque non stanno tutto il giorno con la tuta lì morti davanti dello schermo televisivo. Quando se loro non hanno dei familiari, i nipotini degli altri anziani comunque lo vanno a vedere per accarezzare il suo cagnolino, è molto più socievole, ha più mobilità, insomma erano tutte eccellenze, no? Quando io ho parlato di tutte queste cose con questi qua, a un certo momento questi mi dicono: ma lei cos'è? Lei è veterinaria? Lei si occupa degli anziani? E io gli ho detto: no, io sto costruendo un paese di nuovo, io sono catalana e mi interessano tutte le iniziative che possono cambiare la vita dei cittadini del mio paese, perché visto che partiamo da zero, vogliamo partire con tutte le iniziative più belle. Con il piede giusto. Questi qua sono rimasti scioccati, non sapevano niente della Catalogna, non sapevano, perché poi abbiamo parlato a lungo, adesso siamo amici e adesso sono soci dell'associazione. Dunque, alla fine sono venuti a sapere da noi, io dico dalla porta di dietro, semplicemente perché li ha colpito il fatto che ci fosse appunto delle persone che si interessavano per il loro progetto da fuori, e piano piano abbiamo cominciato a parlare e di una cosa ne è sorta un'altra. E dunque adesso ci sono dei vincoli di unione e di amicizia che sono nati semplicemente da condividere
un'emozione comune, da condividere un progetto comune. Per quello è molto importante anche fare tutti questi legami fra associazioni cittadine che ci preoccupiamo per gli stessi motivi. Poi si capirà il perché ci sono in certe zone più sensibilità verso l'immigrazione.